Quindi. Sicurezza sul lavoro, ammortizzatori sociali, formazione continua, sanità integrativa e il welfare aziendale. È il pacchetto di misure a favore di lavoratori e imprese contenuto nell'accordo regionale interconfederale sulla bilateralità e la contrattazione di secondo livello, sottoscritto il 9 febbraio scorso tra le forze datoriali del mondo dell'artigianato e i sindacati dei lavoratori abruzzesi. L'accordo decorrerà dal 1 marzo 2024 e resterà in vigore fino al 29 febbraio del 2028. Riccardo Gentile della CISL. L'accordo è molto importante perché propedeutico all'avvio della contrattazione di secondo livello anche nella nostra regione per il settore dell'artigianato, dove abbiamo circa 65.000 addetti e 27.000 imprese. E con questo accordo noi faremo partire la contrattazione nei settori dei metalmeccanici, dell'alimentazione, della panificazione, del tessile, della chimica. Quindi ci permetterà di far partire le relazioni sindacali e industriali con tutti questi settori che fino ad oggi non abbiamo coperto. I tempi sono: nei prossimi 4 mesi noi presenteremo le piattaforme alle nostre controparti datoriali, e quindi per fine anno dovremo far partire la contrattazione di secondo livello in tutti questi settori.